Comitato di benvenuto. Bella sta scena. Wow, che figata. Chi è quello là in fondo dietro Zimos? Chi era quello lì con gli occhiali? Magari lo conosco, ma in questo momento non ci ho fatto caso chi fosse. Somebody of Mr. Gat will be a message for all who oppose the syndicate. There is no mercy, only death. Don't mourn your friend. You'll be joining him soon. E qua effettivamente ti dicono: Johnny è morto, però poi arriva Centro 4. E no, non è vero. E il corpo dov'era allora? Accedi al cellulare, vediamo la mappa. Dobbiamo andare al Friendly Fire a comprarci un paio di armette. In vacanza, beh, certo. Sì, tranquillo, adesso arriviamo a un negozio di armi. Comunque la guida è molto diversa. E io devo cambiare sensibilità, come avevo già detto più di una volta. Facciamo sensibilità 65. Vediamo se va bene. Mi sono dimenticato che in Centro 3 i comandi della guida sono molto diversi. Però mi sono appena reso conto che in realtà in Centro 3 il cruise control esiste. Devi solo schiacciare giù in realtà. Non me lo ricordavo questo dettaglio. Però la guida è così dura, è così mega dura. Non capisco se sono io che non sono abituato o è veramente così. Certo. Oh, calmo. Io sto leggendo sotto e mi sto perdendo via nella guida. È sempre stata una buona idea, Shondi, solo che non te sei mai resa conto. Ui, questo stronzo che ha cambiato direzione all'ultimo. Mamma mia, la gente proprio qui non sa proprio guidare, Madonna mia, il freno è veramente scivoloso. Il freno è scivolosissimo. Allora, fino ad ora l'unica cosa che sento diversa rispetto a Centro 3 di normale è la guida. È l'unica cosa che sento di dire che è proprio diversa. Vediamo i modelli delle armi un attimo. Ok, i modelli sono carini. I modelli sono proprio belli. Che tra l'altro io ho sempre usato la Shepard perché best pistola di sto cazzo di gioco. Però questo giro vorrei cambiare, non vorrei sempre avere le stesse armi. Però, già che ci siamo, io direi di potenziarla la Shepard, perché tanto lo so che finirò per usare questa. Bello! Guarda il modello che cambia, che ti mette il proiettile esplosivo veramente. Ma che figo! Cioè, il modello già cambia e si nota tantissimo, ma guarda proprio i dettagli. Perfetto, andiamo a conquistare l'esercito ora. Not far, it's on the GPS. Come dicevo, l'unica cosa che sento veramente diversa ad ora è la guida. Per il resto, non sento niente che non vada. Jill Valdorama. Magari è solo questione di abitudine, perché la guida l'hanno un attimo migliorata, eh. Magari uno si abitua a una versione brutta della guida e dice ok, forse era meglio quella. Ma in realtà la versione migliorata è un filino migliore. Adesso vediamo. E le sex dolls. Che qua già ti dice: non è stato noto ancora il nome delle vittime, quindi Johnny è morto sì e no, è caduto dall'aereo sì e no. Che tra l'altro c'è anche un easter egg se vai nella zona in cui l'aereo è caduto, cosa che però non abbiamo fatto nella serie originale. Questa volta, se mi ricordo, lo facciamo. Se tu vai a vedere nella zona appunto dove è caduto l'aereo, ti fa vedere i cadaveri di quelli caduti, no? E il punto, come potete immaginare, è che c'è anche quello di Johnny. Non è spoiler perché tanto era ovvio. Te lo dicono già che il personaggio è morto. Solo che fino alla fine ci speri. Però poi lì capisci: ok, ma se entro 4 allora perché dice che è ancora vivo? Ovviamente è per mandare avanti la storia. A quel punto piuttosto io preferivo un concetto diverso. Piuttosto non dirmi che è sopravvissuto per motivo X. Piuttosto veramente preferisco il DLC tipo di quello che lo clonano. Preferisco il DLC di quello che lo clonano. Dammi quel fucile che lo voglio. Aspetta.
Esplode questo? Ovviamente no. Il fucile, grazie. Donna, vi faccio saltare la testa a tutti quanti. Solo che sto... è saltato in aria il tipo. Sto fucile fa abbastanza schifo per i danni. E i nostri amici soldati qui sono ben corazzati, ovviamente. Allora, tu continui a farmi da scudo perché mi servi. Tu continua pure a farmi da scudo, madonna mia, in faccia pieno. Ecco qua, è morto? No, ok, c'è ancora. Morto, muori, perfetto. Ecco qua, manchi solo tu. Ne arrivano altri, certamente che ne arrivano altri. Intanto io faccio rifornimento di munizioni, che ovviamente non si sa mai. Salta? Ah, hanno cambiato il tasto del salto? Oddio. Va bene, non importa. E hanno cambiato un sacco di cosine, cioè piccoli dettagli, ma le hanno cambiate. Ovviamente, dico per dire. Ma... ok, devo mantenere la posizione, però non devo usare il drone. Allora. Arriva un carro armato? Benissimo. Ma poi, questa parte, siete 10.000 soldati. Donna mia. Venite, attaccateci tutti assieme, non state lì a tenere la posizione. Cos'è? Ah, era il palo della luce. Dicevo, che cazzo sta succedendo? Allora, carica, per favore. Bravissimo. Venite ad attaccarci tutti assieme, non state lì. Cos'è successo? A fare uno sì e uno no che guardano da là in fondo. Non vedo. Ok, non capivo quanta gente ancora fosse rimasta. Vorrei ricaricarmi un po' le munizioni, se fosse possibile. Mi conosci? Certo, ti conosciamo, sì, Pierce, sei un coglioncione. Pierce in arrivo! Oh, scappo! Ah, sono morto. Ottimo. Sì, vai tranquilla che ora lo uso. Allora, questi sono i nostri companion. Missile guidato R2, sparamissile silenzioso. Allora, io intanto... ecco fatto. Continuerei con quelli guidati, che sono un filo più precisi. Dov'è, dov'è, dov'è? Mamma mia, questa parte qua con i missili infiniti ovviamente è tutta lore. Mamma mia, missili guidati tutta la vita, altro che quelli lì veloci. Quelli veloci non sono per niente ottimali. Alla fine ha mancato perché ha cambiato direzione all'ultimo. Ecco fatto, aspetta che gli manca un colpettino. Bravissimo, chiunque l'abbia colpito ha vinto 5 dollari. E anche un caffè con me stasera. Vieni. Andato in acqua, ovviamente. È perché è apparso all'improvviso il tank. Il tank è apparso all'improvviso e non ho visto in che direzione era. Ne arriva un altro. Da quella parte. Preso in pieno, mi dispiace, andato. Ne arriva un altro. Arrivo. Pum, distrutto. Ecco fatto. Che poi sta parte è tutta quanta farm di punti per il rispetto. Aspetta che arrivo. Aspetta, aspetta, Pierce, sto arrivando. Mantieni la posizione, mi raccomando, e non crepare. Non crepare, Pierce. Cosa faremo se non ci fossi tu, eh? Damn it, these guys are pain in my ass. A pain in my ass. Aspetta che ora lo colpiamo per bene, Pierce, eh? Non ti preoccupare, che ora ti proteggo io. Perfetto, andato. Ah, guarda lì là che non li vedevo. Porca puttana. Dove sono? Eccoli là. Servirebbe un po' di copertura con i missili. Non vorrei dirlo, eh. Colpiscilo.
Perché poi potremmo benissimo colpire magari il pilota e fare prima. E quando mai? Quando mai non puoi colpire il pilota? Ecco fatto. Quel missile pensavo stesse per colpire il nostro. C'è da dire che comunque gli elicotteri in Sentro 3, da Sentro 3 in poi, sono migliorati tantissimo. Gli elicotteri di Sentro 2 erano terribili. Avevano due colpi di vita e i colpi che ti sparavano i nemici erano homing a bestia. Non c'era proprio possibilità che tu potessi evitare i loro colpi in Sentro 2. Non c'era proprio modo, secondo me, di evitarli in modo decente. Madonna, messi su schiantati. Ok, c'è ancora un nemico, ma non lo vedo più. Eccolo che arriva. Eccolo, eccolo, eccolo. Sarebbe stato un po' più pratico, invece che i mitra, usare magari, non lo so, un lanciarazzi. Non lo so, la butto lì, Dai, 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 che crepa. Ah, abbiamo già visitato 5 posti, su 18 in realtà. Beh, mica male. Alla fine le becchi, cioè, quei trofei qua li becchi tutti facendo la storia normalmente. Non ti devi neanche preoccupare alla fine. Giocando tranquillamente, tutti i luoghi li visiti alla fine. Eccoci qua, belli pronti. Certo, come no. Pierce, a nessuno fotte un cazzo di te. All right, what if we're gonna bring in the boys? We're gonna need a new place. You're worried about real estate? We have guns. Usiamole. Relax, Shondi. We got it all covered. Che cazzo di piano avete? Che cazzo volete? Abbiamo le armi, usiamole. Ta-ta-ta! Così. Ah, Shondi. Devi imparare l'arte della guerra. Vai con calma e le cose verranno da sé. Mi chiedo se gli oggetti, quelli DLC che si sbloccavano una volta finito il prologo, adesso ce li danno oppure no. Scopriamolo subito. Nuovi trucchi disponibili nel cellulare. Già questo. Il Genji Ball, ok. Il Gangster in Space. Problema di cloni. Ok, questi sono i DLC base. Quelli della storia, diciamo. I DLC delle armi. Una persona migliore. Ottimo. Primo potenziamento sbloccato. Eh sì, guarda, ce li abbiamo già. Il Togo, lo Squalomatic, il Lancia Genji, il Lancia Granate. Ok, in realtà le cose ce le abbiamo. Abbiamo anche CPD, oh no. Questo era tipo uno dei pochi DLC gratuiti che c'erano. Non pensavo che lo mettessero. Abbiamo anche i vestiti personalizzati, ottimo. Vediamo i trucchi, cos'è che c'è di sbloccato. Karma Soul, immortale, simulazione, munizioni e munizioni. Super Saint e super esplosioni. Tanto non ci servono. Prendiamoci le armi. Abbiamo il lanciapolpo oppure il lanciagranate. Direi il lanciagranate. E i fucili abbiamo questo qua di precisione, che va benissimo. Invece nei fucili abbiamo il lanciasquali e il fucile gioiello. Ogni uccisione compiuta con quest'arma consente di ottenere più rispetto. Direi che per ora è ottimo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.